Nessuno può essere lasciato solo nelle nostre acque, ma poi chi non ha diritto di restare deve essere rimpatriato. E questo è il principio che il Presidente del Consiglio ha esposto alla Camera durante il Question Time. È necessario che l'Unione Europea trovi un'intesa con la Libia e che venga attivato subito un meccanismo temporaneo di emergenza. Draghi ha ricordato infatti come l'accordo di Malta di 2 anni fa avesse funzionato e potrebbe quindi essere ripreso per garantire un'efficace redistribuzione delle persone tra i paesi dell'Unione. Con Francia e Germania, ad esempio, il dialogo è sempre rimasto aperto. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile impegno finanziario dell'Unione in favore del neonato governo libico, seguendo le orme di ciò che è stato fatto con la Turchia per chiudere la rotta balcanica. In precedenza al Consiglio Affari Esteri di Bruxelles era stato il ministro Di Maio a riportare l'attenzione dei Paesi membri sulla nuova emergenza a Lampedusa, con migliaia di migranti sbarcati in poche ore, con le strutture di accoglienza al collasso e i migranti ammassati a centinaia sul molo Favaloro. Ci sono stati incontri anche con le istituzioni dei paesi del Nord Africa e non è mancata la solidarietà dell'Europa. E la prossima settimana la ministra Lamorgese sarà in missione in Tunisia con la commissaria europea Johansson, che ha sollecitato gli altri paesi a mostrare solidarietà all'Italia. Lamorgese e Johansson hanno fatto una prima ricognizione sull'accordo di Malta del settembre 2019, che prevedeva il ricollocamento volontario dei migranti tra un gruppo ristretto di paesi. Anche se adesso la situazione è peggiore rispetto ad allora, con i paesi dell'est, ma non solo, che non hanno intenzione di partecipare. Sullo sfondo la riforma del Trattato di Dublino, che prevede l'allentamento dei vincoli per i paesi di prima accoglienza, che è ferma nei cassetti di Bruxelles. Intanto all'interno del governo si è costituita la cabina di regia sull'immigrazione, con il premier Draghi e la ministra Lamorgese, anche i ministri degli esteri e della difesa Di Maio e Guerini. I tempi per ogni azione devono però essere rapidissimi, perché si guarda con preoccupazione all'intensificarsi dei viaggi verso l'Italia e quindi degli sbarchi nei mesi estivi. E il dossier migranti potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio.